voleva battere subito rapido Di Paola, poi ha preferito aspettare per cercare la palla dentro sul secondo palo. Pallone dentro, Luppi! Pareggia Lentella con il gol di Luppi, 1-1. Aveva fatto le prove. Riesce a superare anche la copertura di Valsania e poi trovare Diav. Palla in mezzo, attenzione lì, pallone morbido per Diav, che poi lo rovescia in mezzo Luppi! Il gol del Lentella alla mezz'ora, altra amnesia difensiva del Pescara, Lentella la riapre. Più coraggioso, più compatto rispetto alla prima frazione. Troiano con il sinistro, il pallone in mezzo, Luppi, e c'è il gol del 2-1, passa in vantaggio Lentella dopo 10 minuti del secondo tempo, la volée di Luppi. Finalmente sabato posso tornare in campo per una partita molto difficile contro una squadra che sta dimostrando il suo valore, e vi aspetto tutti sabato allo stadio perché abbiamo bisogno di voi.